Luigi Aversano, titolare della BAG Formazione, questa sera si inaugura la sede di Via Pennacchio. Buonasera, colgo l'occasione per ringraziare la redazione di Atella News che è presente per la cerimonia inaugurale dell'ente di formazione BAG Formazione. L'idea di creare un centro di formazione professionale è nato da un incontro tra cinque professionisti legati anche da un forte legame parentale che hanno sempre svolto attività nel sociale, hanno sempre posto le basi per rispondere alle esigenze del territorio atellano. BAG Formazione è una struttura dove sita nel centro di Sant'Arpino, una zona particolarmente importante perché è a confine tra le province di Napoli e Caserta ed è anche molto ben collegata sia con la stazione ferroviaria che con la rete autostradale, tant'è vero che è a soli due passi dalla stazione ferroviaria, 200 metri, così anche per quanto concerne la circonvallazione esterna che collega i vari territori atellani alla rete autostradale. Una struttura moderna e che risponde alle esigenze del territorio, quante aule sono presenti? Quali attività vi proponete di fare, di svolgere? La struttura è ben organizzata, sono presenti quattro aule, di cui una dedicata al laboratorio di informatico molto grande, dove c'è una capienza minima di 20 postazioni, si predilige ovviamente il corso di informatica, e poi ci sono anche altre tre aule con una capacità minima di 10, massima di 20 postazioni per lo svolgimento di varie attività, di vari corsi. BAG ha come obiettivo quello di sviluppare e ampliare l'aspetto culturale e professionale di ogni singolo allievo che si iscrive presso la nostra struttura. Abbiamo come obiettivo quello di far recuperare anche a chi ne ha bisogno gli anni scolastici. In effetti uno dei nostri obiettivi è proprio quello del recupero degli anni scolastici. Inoltre siamo anche polo universitario affiliati con i campus. Una struttura dinamica che si propone anche di interagire con il terzo settore presente sul territorio e con le istituzioni pubbliche. Sì, senz'altro abbiamo come obiettivo quello di incentivare chi partecipa alle varie associazioni locali di poter andare a interagire con tutto il territorio, dando formazione anche a chi ne ha bisogno in ambito sia comunale che soprattutto scolastico. Tant'è vero che uno dei corsi che ci proponiamo di organizzare è quello di andare a svolgere corsi di attività di inglese, della lingua spagnola e anche della lingua tedesca, molto gettonate in questo periodo. Il termine BAG nasce dalla parola bagaglio, inteso come bagaglio culturale e professionale, volto a migliorare proprio il bagaglio culturale e professionale di ogni allievo presente nella nostra struttura, ma anche un altro significato che è un acronimo dei cognomi dei soci fondatori dell'ente, BAG, Belardo Aversano Guida.